Ragazzi, ma davvero ci sono interisti ancora che guardano i miei video dove faccio il finto gobbo e mi prendono per gobbo? Dai, ragazzi, vedete gobbe? Vedete gobbe? No, no? Bello, sono uno bello, dritto, tutto. Non sono gobbo, non ho gobbe. Non vi preoccupate, sono semplicemente dei video che prendo, così in toto proprio, li prendo e li faccio io stesso, c'è le stesse parole che usano loro, infatti me le ero segnate proprio scritte. E proprio lo faccio uguale. Quello era un video di D'Amico con lo stesso titolo, l'Inter in tribunale, là, l'Inter deve andare in tribunale. E riporto le stesse cose che dicono e ci metto la stessa faccia pure, la stessa faccia triste, perché sapete che loro sono persone tristi e vivono proprio in maniera triste, poveretti. Mi dispiace che il calcio faccia questo effetto. A me, sinceramente, il calcio non fa questo effetto. Certo, quando la mia squadra perde, ci rimango male, ovviamente, no? È logico, è così, siamo tifosi, ma dopo un'ora me ne frega, cioè, nel senso, davvero stiamo dicendo, ma il calcio ci può cambiare l'umore di una settimana? No. No, no, almeno io non sono il tipo. Quindi ragazzi, non mi prendete per gobbo perché poi mi offendete. Però questo significa anche che so recitare bene, sto migliorando nella recitazione, come dice Fiorenzo mio, che dice che sono un bravo attore. Vuol dire che sto migliorando. Se anche gli interisti cascano nel tranello, sto migliorando. Allora ragazzi, innanzitutto premiatelo il miglioramento e iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo ridere di loro. Più siamo, più rumore facciamo quando ci facciamo delle grosse risate su questa gente triste. Iscrivetevi al canale di Salento e basta. Mettete i like ai video perché così rimangono più tempo nella home. Ragazzi, ma io adesso no, mi rivolgo pure a questo amico, no, Luigi, perché pure che mi ha tolto l'iscrizione. Comunque rimane un amico perché di certo non mi faccio venire il sangue acido per YouTube o per il calcio. Io il calcio lo prendo a ridere, lo sapete, e vorrei che tutti faceste la stessa cosa. Cioè, mi ha scritto un commento, no? Mi ha detto, vabbè, ma il commento era lungo, lo divido in due parti, nel video di stamattina. Ma tu prima dici che non guardi quei canali, poi invece sai tutto di loro, vuol dire allora che li guardi? No. No, no, Luigi mio, io non ho mai detto, trovami un video dove io dico che non guardo quei canali, anzi al contrario, al contrario, io guardo quei canali e vi dico sempre non guardate quei canali, anzi è questo che dico ai miei amici interisti, non guardate quei canali farlocchi, perché a parte che vi innervosite, perché vedo che molti di voi hanno un carattere diverso dal mio, la prendono male, ma gli date anche la visualizzazione, che non meritano. Li guardo io i video, li guarda Gigetto mio, li guarda il Romagnolo e poi ve li raccontiamo noi, però in un'altra maniera, non con quelle facce là tristi, ma con una faccia sorridente e la speranza è che anche voi, no, passiate quei 7, 8, 10 minuti in allegria, quella è la speranza. Cioè, capite? Io non ho mai detto Luigi che non guardo quei canali, quelli sono i primi canali che guardo. Ma lo faccio per questo motivo qua. Però poi lui continua dicendo, ma tu lo fai solamente per visibilità e per far crescere il canale. Il commento sta lì, nel video di stamattina dove faccio la parte di D'Amico. No, no, nessuno vuole far crescere il canale. Ci mancherebbe pure. Secondo te io vorrei che il mio canale crescesse a dismisura? No, dai, che dici? Dico, è logico che io cerco di far crescere il mio canale, è logico, cioè nel senso chi dice no, a me non interessa il canale, io lo faccio, no, no, io lo faccio per farlo crescere il canale. Poi ogni YouTuber ha i suoi format, ogni canale ha le sue caratteristiche, quindi voi avete tutta la libertà di scegliere quale canale seguire. Se il mio format non ti piace, se ti dà fastidio che io vada, riporti a voi tutte le stronzate che dicono, liberissimi di cambiare canale, cioè a me dispiace dell'iscrizione, ci mancherebbe, però non è certo l'iscrizione, diciamo, l'aver tolto l'iscrizione che non mi fa dormire, capisci? Cioè se io so che tu ridi di quello che
io racconto nei video, a me fa piacere, fa un piacere enorme sapere che la gente si diverte a seguire un mio video, ad ascoltare un mio video. A me la cosa fa davvero tanto piacere. Se la cosa ti dà fastidio, no, no, no. Vai su altri canali perché, grazie a Dio, poi sui canali dell'Inter ce ne sono tantissimi e sono davvero molti, sono davvero bravi, sono davvero bravi. Quindi, non mi fare sentire in colpa che ti faccia stare, ti faccia innervosire, cioè, non voglio proprio essere l'oggetto del tuo nervoso. Allora, no, questo poi, proseguendo sul fatto, no, del crescere il canale, è logico che io vorrei far crescere il canale a dismisura, io vorrei un canale davvero formato da leccesi, interisti, bolognesi e cagliaritani. Sapete, io tifo Lecce, però ho una simpatia che arriva ai massimi livelli per Inter, Bologna e Cagliari, questo lo sapete. Allora, Luigi non voleva essere cioè un attacco a te, ho fatto il tuo nome perché mi hai scritto tu il commento, ma per esempio, no, pure il Leccese, no? Il Leccese che viene a criticarmi nei video dell'Inter, non in quelli del Bologna o del Cagliari, in quelli dell'Inter, viene e mi dice, vabbè, ma se devi parlare del Lecce, parla del Lecce, se devi parlare dell'Inter, quelli non sono leccesi, quelli sono juventini o milanisti travestiti da leccesi. Perché che tu stai venendo sul video dell'Inter a bacchettarmi per il fatto che io stia facendo un video sull'Inter, vuol dire che a te dà fastidio non il fatto che io non parli solo del Lecce, a te dà fastidio che io parlo dell'Inter. Dico, è lampante la cosa, è lampante. Però grazie a Dio viviamo in uno stato di democrazia, no? Dove tutti possiamo parlare di quello che vogliamo fino a che lo facciamo in modo lecito e legittimo. Quindi, a me sta simpatica l'Inter, io parlo dell'Inter. In un'altra vita, se facciamo finta, nella prossima vita, magari mi sta simpatico il Milan o la Juve, parlerò del Milan o della Juve. Questa vita purtroppo mi piace dell'Inter, sono simpatizzante dell'Inter e sono orgoglioso di fare i video sull'Inter, come sono orgoglioso di fare i video sul Bologna e qualche volta sul Cagliari. Diciamo che il Cagliari, ne faccio un po' meno, però è una squadra che a me sta a cuore. Quindi, ragazzi, abbiamo la possibilità di scegliere, di scegliere. Scegliamo i canali giusti, i canali che ci fanno stare bene. Grazie a Dio, vedo che molti di voi apprezzano quello che faccio, apprezzano i miei format, apprezzano il fatto che viviamo in allegria, no? Tutte le stronzate che sentiamo dire da quei personaggi. E finché io ho questa base, no? Questo zoccolo duro, non lo zoccolo duro, quello milanista, però questo zoccolo duro che mi segue e mi segue con allegria, io continuerò a fare questo. Continuerò a fare questo perché ho davvero piacere a far stare in allegria i miei amici, i miei amici. Quindi, ragazzi, detto questo, vi aspetto al TG. Vi aspetto al TG. A dopo.